sto coglione. Appunto, sto coglione. Buon a tutti ragazzi, sono la Tindy e bentornati in questo nuovo video su Animal Crossing. Oggi siamo con un ospite speciale, sto parlando di Zergantis di Vitamina Gaming. Ciao ragazzi, buonasera, grazie mille per avermi invitato e mi hai sfidato a una gara di pesca. Allora, questa gara di pesca consiste, cioè le regole sono che abbiamo 10 esche a testa, gentilmente donate da... dallo lui, schiavo. Perché... dobbiamo fare la gara di pesca, ci servono vongole, vai, io comandi. Quindi abbiamo queste 10 esche a testa. Pescheremo una alla volta in modo tale da portare sfiga all'altro. Ah, bene, ma almeno l'hai detto, sei onesta. Se non riusciremo a trovare la trota d'oro, vincerà questa sfida chi andrà a pescare il pesce più raro, che appunto vale di più. Quindi io direi che possiamo iniziare. Inizi tu. L'unica cosa che prima le donne. Essendo che sei mio ospite, io farei iniziare prima te. E quindi mi vuoi togliere la soddisfazione di farti scappare il primo pesce correndoti attorno? Ovviamente, far scappare i pesci non vale. C'è il rischio di una squalifica, quindi... Ah, ok. Giusto le regole. Oppure, vai, no, parto. Squalificarti, avrai un'esca in meno per ogni pesce che fai scappare. Ma sono mie! Non è importanza. Spargo l'esca. Ok. È piccolo. Non allora, vuol mi dire, metto in posizione. Notare. Dietro un pesce piccolo si nasconde un pesce grande. Si nasconde... sì. Ci sono? Proprio... se lo perdo rido. Uno, due... tre, ci sono. Attenzione, incredibile. Ed è un ghiozzo, cosa... attenzione. Che è quel coso brutto? È un ghiozzo, non ce l'avevi il ghiozzo? Sì, ma io faccio schifo con i nomi, quindi non mi ricordo. È uno scorfano di fiume, brutto come la fame. È il tuo momento. Ok, qui attenzione, c'è una sagoma già molto più grosso. Più grande della sua. Vediamo. Io ti faccio il tifo, vai. Attenzione, incredibile. No. Perché praticamente ero davanti alla sagoma e non avendo il volume non vedevo se aveva boccato. No, devi farlo di lato. Fallo di lato. Vai, vado. Fallo di lato perché sennò non lo vedrai mai. Ma io sono... lui escono solo le sagome piccole. Sono i pesci piccoli a me. Cioè, non lo so. Che voraci che però sono. Ed è un carassio. Sì. Un carassio, un pesciolino d'acquario. Carino, ne avevo tanti. Me. Attenzione. Niente. Pesce piccino anche lei. Troppo in avanti. Lo supera. Si mette, si posiziona. Incredibile la tecnica di Sanpei. E va. Eccolo, ci siamo. Ed è lo stesso pesce. Vabbè, quando è un pesce piccolo è la carassio sicuro. Sì, è abbastanza telefonato infatti che sia un carassio. Beh, io ho iniziato con un ghiozzo, mica male. Vabbè, siamo di nuovo su... Io per secondo me era quello il pesce, al primo tentativo potevamo chiudere. Secondo me sì, secondo me hai perso la trota d'oro al primo try, secondo me anche. Attenzione, carassio di nuovo. Un altro ghiozzo, e stasera è così. Ghiozzo è rarissimo, è raro, non è rarissimo ma è raro. Quindi sono già due ghiozzi, Oh, questo è bello no. Questo non lo perdo. Oh, è un bocco. Lei i tonni, potrebbe... riesce a pescare i tonni in fiume. Potrebbe essere un boccalone. Cioè... ma io sono... no, non può essere. Devi sentirlo dentro che sta boccando. Devi sentire l'aura del pesce. Cioè dai, mi capitano le sagome grosse e le perdo. Senti, vuoi che te lo prenda io quello grosso se ti capita? Conta come tuo, te lo giuro. Comunque non lo devi stordire con l'amo, lo devi prendere. Lo stai tirando in testa. Ok. È interessato? Te lo chiamo, È il prossimo per forza. Vai! E niente, anche te è un combino. Di prima. Sì.
Dai, la sagoma è un po' più grossa. Sei in traiettoria, perdonami, mi scusi lei? Sì, sì. Grazie, molto gentile. Tecnica segreta! L'ho preso. Vedi, ha boccato subito! Ed è un... Una lasca. Comunque, ti no, stanno... No, allora, lasca. Abbiamo 6 esche per recuperare, perché comunque io non ho preso ancora nulla. Ah, quindi tu hai ancora quelle di backup? Ti sei portata la riserva? Un altro piccolo, ragazzi, mi sa che va così oggi. Stong in testa, ma è ancora vivo il pesce. Guarda, è lì esattamente dove ci sono i fiori, ti devi posizionare, esatto. Cioè, ma questi pesci che boccano subito, io non sono preparata. Hanno fame. Niente, stesso pesce. È strano che non uccide il boccalone. Ma perché credo siamo troppo in alto per il boccalone. No, fidati, guardalo, boccalone, guarda. Comunque, questo è un boccalone, me lo sento. Questo è un boccalone sicuro. Se è un boccalone, sì. Me ne va. Sì, è un boccalone sicuro. Senti, mi puoi dire 3 numeri così al volo che me li gioco? Allora, è cresciuta la pianta. Oh, ok, dai, se è un altro boccalone, se lo perdo me ne vado di nuovo. No, non è un boccalone, questo qua è buono, questo qua è buono. Questo qua è lui. È una propria sfiga. Prima lo devo boccare. È lui, boccare. Lo sento. 2. Eccolo. Boccalone, sicuro. Ma va, cioè 2 boccaloni in un colpo solo. Da che il boccalone non spuntava in alto? Eccola. 1. Ci pensa. È andato. Mette ansia. Ed è un pesce giapponese. Un salmone giapponese. Ogni volta dico pesce. Allora, anche il salmone giapponese se la gioca col ghiozzo, però. Però, sai cosa facciamo? Andiamo poi dal negozio e li vendiamo nella cassettina. Sì. E vediamo quanto valgono. Perché salmone alpino. Dai, che non è forse una robina, cioè abbastanza. Si passa in vantaggio. Sono sbagliato gioco. Però questo è grosso. Questo è un boccalone. Chiaramente un boccalone, vedrai. Sì, sì. Ed è un boccalone, vabbè. Ma questi boccaloni veramente c'è tensione nell'aria. All around me are familiar faces. No! No! Non è possibile! No? Eccolo! Vai! Niente. Ci ho provato. Mamma ci ho provato, mia, è fallito. Queste gare di pesca. Alla Batcaver. No, quello è un'altra cosa. Alla valutazione dei pesci. Allora, il Copite è 320. Mentre la Carassio 128 e l'Alaska 192. Mentre il boccalone. Intanto il boccalone è quello che tra tutti, quasi tutti, vale anche un pochino di più, 320. Quindi attualmente il mio pesce è da 800. Scusami, ma mi ero rimasto maiale. Nel mezzo. No, volevo prendere la retinate, ma ce l'ho fatta. Ah, non posso! No! No. Non posso. Vabbè. No, vale 400 stelline. Niente, ragazzi, il nostro salmone giapponese vale no. di più. Quindi possiamo. Ma io ne ho 2 di ghiozzi. Vale 800. Giapponesi. Quindi comunque questa gara di pesca grande rimonta è vinta da me. Certo, la trova d'oro era meglio. Ora, io comunque vorrei da recriminare qualche. Secondo me c'è stato qualche imbroglio, qualcosa che non è possibile. Quando mai un salmone vale di più di un pesce brutto come il ghiozzo? Un salmone giapponese che legge manga, perché lo sai che i salponi i salponi. Beh, sono ghiotti, sono ghiotti di manga, infatti. Leggo i manga. Gli tiriamo le pagine. Li peschiamo a paginate di shonen. Allora, posso dire che ho vinto praticamente la tua corona. Sì, ti piacerebbe. Me la puoi tranquillamente cedere. Peccato, guarda, se ti di regalavo. Non capiterà mai nella vita. Ti piacerebbe, guarda, l'unica cosa che ti posso dare per la tua vittoria è un fossile che era nella mia isola.
un uovo e quattro fiori di ciliegie. E quattro fiori di ciliegie. Guarda, e ci sto perdendo. Va bene, io non ho altro. Ok ragazzi, possiamo concludere qui il video. Vi invito a iscrivervi a entrambi i canali e di lasciare un like. Vi ricordo, se non l'avete ancora visto, che nel canale di Vitamina Gaming abbiamo già fatto in passato, cioè qualche giorno fa in passato, un video insieme dove andiamo a far vedere le stagioni e le novità appunto che portano le stagioni. Quindi se non l'avete ancora visto, andate sul suo canale e guardate il video. Se vi piace questa collaborazione, vi invito a scriverci giù nei commenti qualcosa da fare nei prossimi video, o se la gara di pesca vi piace, possiamo eventualmente sfidarci nuovamente per trovare altre tipologie di pesci. Quindi, se questo video vi è piaciuto, ecco, magari qualcosa in cui io possa vincere, soprattutto gentilmente, scusate, non volevo interrompere, qualcosa in cui io possa provare anche a vincere, qualcosa grazie, soprattutto dove può vincere, voi scrivete giù nei commenti, ecco. Per chi fa del tifo, ovviamente non dico altro. Vabbè, è un rigore questo, io non lo terrò mai. Vabbè, fa niente. Per oggi è tutto, noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Ciao.